Dottore Chisari, chi sono i pazienti con dolore neuropatico? Sono pazienti che hanno avuto una storia di dolore nocicettivo, cioè un dolore acuto che ha interessato le fibre nervose. Fibre nervose che vengono chiaramente danneggiate da questo evento. E questo danneggiamento, che può essere un neuroma, può essere una dismenilosi, cioè la guaina che li avvolge, la guaina minima che viene distrutta o lesionata, che poi, se non trattati in maniera incisiva rapidamente o vengono abbandonati a se stessi, chiaramente sviluppano una malattia cronica che è poi il dolore neuropatico. Malattia cronica che poi diventa malattia di per sé, cioè il cervello memorizza questo dolore, e anche se ipoteticamente la malattia scomparisse, come avviene per esempio nella nevralgia posterpetica, rimane in memoria questo sintomo che si perpetua giorno per giorno, e quindi il paziente avrà sempre il dolore pur non avendo più la malattia di base. Il dolore non è più un sintomo, ma diventa una malattia vera e propria? È una vera e propria malattia dove oramai non ci sono più i fattori di allarme, ma diventa solamente uno stato di malattia, di sensibilizzazione centrale, per cui il dolore è sempre presente. Il terzo intervento da porre in essere è quello dei cosiddetti interventi mini invasivi, e tra questi ci sono alcuni che appunto interrompono la trasmissione a livello nervoso del dolore, a livello ovviamente di nervi periferici. Quindi parliamo di crioanalgesia, ma anche di nervo ablazione. In che cosa consiste? Sono interventi che noi effettuiamo però sempre dopo una diagnosi eziopatogenetica ben precisa, dopo un trattamento farmacologico che è fallito o per effetti collaterali il paziente non può sopportare. Allora l'unica via che abbiamo è quella di andare a interrompere, come giustamente diceva lei, il nervo periferico. Allora possiamo interrompere un nervo, per esempio il sovrascapolare per la spalla, oppure l'otturatorio, il femorale per l'anca, o il safeno per il ginocchio, cioè sono tutti nervi che sono o misti oppure solamente sensitivi. Interrompendo la fibra nervosa interrompiamo il dolore. Ovviamente non è un'azione che dura per tutta la vita, ma è un'azione temporanea. Ma questa temporaneità è buona per quale motivo? Primo, perché interrompe le afferenze cerebrali e quindi ti evita la memorizzazione del dolore. In seconda battuta ti evita i farmaci, e in ultima battuta fa sì che il paziente può essere avviato a riabilitazione, per cui il processo di guarigione può essere addirittura abbreviato, perché abbiamo inciso sia sulla componente dolore sia sulla componente riabilitazione. Forza di questi interventi è possibile rassicurare i pazienti, ovviamente, e fare in modo che non si verifichi quella deriva sociale depressiva che evidentemente sussiste nei pazienti con dolore cronico. Sicuramente il dolore cronico purtroppo non è solamente un problema di dolore di per sé per un danno di un nervo periferico. Il problema è proprio quello centrale, dove chiaramente giorno per giorno si consumano neurotrasmettitori che automaticamente ti portano a che cosa? A sentire sempre il dolore, ma andare anche in depressione. Questi pazienti quindi si deprimono, perdono il lavoro. Pazienti che oramai non hanno più una vita sociale normale, i rapporti interpersonali in famiglia diventano ostici, cioè il paziente si avvia piano piano a una solitudine che poi può portare chiaramente a una situazione psicoaffettiva disastrosa, sociale ancora peggio.